Vediamo questo esercizio del libro Amaldi sul laser ad alta potenza che concentra una grande energia in un fascio di mezzo millimetro di diametro con un campo elettrico oscillante in ampiezza massima di questo valore. Vediamo che è un valore molto intenso, quasi tre ordini di grandezza superiore, precisamente 700 volte superiore all'ampiezza d'oscillazione del campo elettrico della radiazione solare nell'alta atmosfera terrestre, che abbiamo visto prima era di circa 1 kV al metro. Partiamo dalla seconda domanda, che è la più facile: l'intensità del campo magnetico. Intensità massima si intende l'ampiezza d'oscillazione B0. È molto facile perché basta utilizzare la solita relazione tra campo elettrico e campo induzione magnetica, e quindi per ricavare B0 basta dividere E0 per la velocità della luce e troviamo 2,4 millitesla. Dividendo appunto questo valore E0 diviso la velocità della luce otteniamo il risultato giusto. Per la prima domanda, la potenza prodotta da questo laser, dobbiamo utilizzare la formula dell'intensità elettromagnetica, cioè l'irraggiamento, la formula che non contiene le caratteristiche della sorgente, quindi P della sorgente, la potenza emessa dalla sorgente e le superfici sferiche 4 pi greco alla seconda, ma dobbiamo usare quest'altra formula che invece contiene le proprietà di una superficie immaginaria S', disposta perpendicolarmente alla direzione di propagazione dell'onda del laser, in questo caso, e che assorbe, che riceve una potenza P'. Infatti la domanda e il problema è proprio P', cioè la potenza che questo laser fa incidere su una superficie S'. Dunque, con la formula inversa ricaviamo questa potenza P' uguale I per S'. S' è molto facile da calcolare, basta calcolare l'area di un cerchio di diametro mezzo millimetro, che è appunto l'area del fascio laser. E questo valore S' è quest'area qua, una frazione molto piccola del metro quadrato. Ora c'è da ricavare l'intensità radiante dalla conoscenza di E0. Allora utilizziamo questa formula che abbiamo visto e già usato anche prima nei video precedenti. Qui sono tutti valori medi, anche l'intensità elettromagnetica è un valore medio. E dall'ampiezza di oscillazione del campo elettrico E0 ricaviamo la densità di energia elettromagnetica dislocata nello spazio da questo laser. Qui c'è tutto il procedimento abbastanza dettagliato, dove prima si immagina un campo elettrico non più oscillante ma costante, quindi un campo elettrico statico di valore efficace E0 su radice di 2, che disloca questa quantità di energia, questa densità di energia nello spazio, che poi va raddoppiata perché, per tener conto del fatto che c'è anche il campo magnetico che disloca la stessa quantità di energia. Dunque abbiamo il campo elettrico efficace, che è circa il 71% della massima oscillazione, quindi il 71% di questo valore. Questa è l'energia, la densità di energia che disloca il campo elettrico, immaginandolo costante, disloca nello spazio. Questo è raddoppiato per tener conto del campo magnetico che disloca mediamente la stessa energia del campo elettrico e finalmente troviamo l'intensità elettromagnetica, moltiplicando questo valore per la costante la velocità della luce. Infine C per U, cioè infine P' uguale IS', invertendo come dicevamo prima questa formula, troviamo circa 130 watt. Vediamo che questo risultato non torna con quello scritto sul libro, che è 530 watt. Io credo che il motivo sia che qui avrebbe dovuto esserci scritto un fascio di raggio o mezzo millimetro. Infatti, in questo modo il diametro sarebbe 1 mm e con un fascio di diametro 1 mm il risultato sarebbe 526 watt anziché 131. Cioè, giustamente ottenevamo una potenza quadrupla, con un raggio doppio viene un'area quadrupla e quindi viene quadrupla anche la potenza trasportata da questo raggio laser attraverso appunto un'area doppia, cioè un'area quadrupla.